Però come diceva la Cleo, giustamente. Fabio, come diceva la Cleo, giustamente, sì. L'amore deve andare al di sopra di ogni cosa. Quindi di conseguenza. Ma se l'amore ama anche i difetti. Infatti. Oh, questo è carino. Lavoro in banca. Spero che non sia la mia ammiratrice, dice, il direttore è un maniaco represso, spesso ci prova, non so cosa fare, voi date soluzioni, ma viverle è diverso, bella. Nel senso che lei dice, provate a immaginare voi un ambiente di lavoro, non come voi che scherzate qua, e poi dopo, e dice, dove il tuo datore di lavoro ogni giorno ci prova ripetutamente. Non è facile dire, soprattutto sì, se è un buon lavoro. No. Il mio parere, non vorrei mettere il dito nella piaga, logicamente, però queste ragazze che si lamentano giustamente che il capo, le, diciamo così, le è un po' importuna. Però non vorrei dire, però ce ne sono alcune che però vanno in ufficio vestite in un certo modo, che insomma tirate. Adesso sta a sentire la ragazza. Se mettessero un po' meno trucco, un po' più sciatte, un po'. È vero anche questo, ha ragione. Però siamo nel 2008, siamo ormai nel 2000. Ma è vero o no? Che non troppo superficiale. Ed è vero, siamo bolognesi noi, ma ci stiamo dimenticando una cosa bellissima che è successa a Borgo Panigale, vicino, proprio qua dove registriamo, che è una piccola casa che produce poco più di 30.000 moto rispetto ai milioni di pezzi della Kawasaki, della Yamaha, eccetera, eccetera, è diventata campione del mondo. E quindi ragazzi, ricordiamoci che siamo bolognesi non solo quando accadono delle fatti di violenza in centro, ma quando siamo orgogliosi di esserlo qua, perché quando la gente viene a vivere qua a Bologna ci rimane, c'è un motivo. Anche perché Stefano qua ne accadono. Viva Bologna! Viva Bologna! Alla faccia di chi ci vuol male, vero? Allora, andiamo avanti ancora. Voglio leggere ancora SMS. E dice a Stefano, a me, bello questo. E dice, troppo comodo non schierarsi politicamente e sparare contro tutti. Ugo di San Lazzaro, ce l'hanno con me. È già 3-4 settimane, dice, comodo non schierarsi politicamente. Ma cosa volete che mi schieri, amici? Io non mi schiero, però ho già detto che da quando sono iniziato a fare TV, per scelta mia personale non voto, ma non perché non ho l'idea, ma perché penso di essere più libero. Poi voi, in base a quello che faccio, nella donna ideale, cosa volete, parliamo di cavolatine, giusto? Però anche qualche argomento serio, nell'anima affronto argomenti anche importanti e penso che l'esempio è il vero giudizio della politica. Purtroppo oggigiorno di esempio ne abbiamo veramente poco, ma non solo dai politici che ci governano, ma anche da noi stessi, dalla gente che ci circonda. Quindi iniziamo a dare qualcosa alla società per poi pretendere qualcos'altro. Senti, io e Simone, giusto, bravo. Bravo. Stefano, io e Simone volevamo fondare un partito, quello della gnocca. Sì. L'abbiamo già 150.000 iscritti subito, così da un bleg. La gnocca bolognese d'occa. Come dice la gnocca bolognese d'occa. Dobbiamo tutelare la gnocca bolognese, naturalmente. D'occa proprio.